Allora, Locura, nuovo album di Lazza, Zala, qualsivoglia, come volete voi. Andiamolo a sentire. Tra l'altro vedo già i featuring, travedo un Lil Baby. Sto impazzendo. Ok. Vai Massimo Ranieri, mandolino italiano. Se bruciasse la città. Una che drop che c'ha. Very nice, supercar da Ciccio Miami Vice. Faresti una barzelletta fra con me le mie da catto. Hey. Guardami ora, però non cura. Una. Se mi davi per morto, ho paura a dirti. Cosa mi vuoi dire? Che ti abbiano mentito. Perdonami mille, ma tutti sti geni dove li vedi? Io odio sta gente che non si eleva. Guardami ora. La so già, ok. Prega per me. Mamma mia Laura. Ti fa. Comunque, allora, prima traccia, zero in più, tra parentesi Locura, intro dell'album. Non l'avevo ancora sentita tutta in realtà, forse perché ero consapevole che avrei fatto quella reaction. Posso dire? Hit, ci sta, è proprio Lazza. Come intro, hit hard, perfetto, fa quello che deve fare, apre bene a tutto. Ora il viaggio deve iniziare e deve iniziare bene. È una buona intro, secondo me un 8 se lo merita. Anzi, per ora diamo un 8 meno, magari lo alziamo dopo. Abitudine, seconda traccia, in teoria non ci sono featuring, poi non so se li ha messi nascosti come fanno di solito ormai. Però vediamo, abitudine, seconda traccia. Ok, il beat mi piace. Molto ambient. Ah, ok. Cosa sì, una lacrima. Ok. Solo se lo vorrai. Ci sono giorni che mi sembrano durare mesi. Se vi grida. Muori dentro, io cerco le prove. Grida. Sicuro che te lo direi. Se sapessi che cosa non va. Ok. Non ho mai avuto un piano B. Perché mi sarà un piano A. Chiamerai quando non sarò lì. Gira la ruota. Sì. Se ti scordi segnalo su un post-it. O finisci per perdere quota. Non ti comprerai casa coi gossip. So che il più cosa sia una lacrima. Non lo se lo vorrai. Conta su. Ok. Allora, raga, l'avevo sentita una volta, mi sa, quando ho fatto l'opening lì nel concerto. Cioè, vi giuro, la sapevo già. Come cazzo è possibile? L'ho sentita, penso, mezza volta e neanche con tanta attenzione, eppure me la ricordo, cioè le parole me le ricordavo. E non è perché è scontata la canzone. Cioè, secondo me è perché oggettivamente ha proprio la ricetta perfetta per essere una hit che si ricorda da cantare. Questa live se la fa assurdo, secondo me. Per me, on point. Solo che, ragazzi, a proposito di hit, mo sta per arrivare una a cui potrei dare un voto alto perché c'è dentro Sfera, quindi Sfera lo sapete che è un bravo hitmaker. Questa voto devo tenermi basso. Ti do un 7 e mezzo. Anzi no, un 8 pieno, perché effettivamente pensandoci Locura gli ho dato 8 meno meno. E per me questa mi è rimasta più in testa di Locura, quindi. La terza track, Fentanyl, con Sfera e Basta. Pure questa ce l'aveva spoilerata, vediamo se me la ricordo però. Diego! Aspetta! Ho capito dopo! Ho ancora da fare un milione di scale, mandi più a male del fantasy. Ma la so già. Dell'ecstasy. Pacca per fare slalom tra sti sai, ancora di paglia, non avere mai un euro in. Ho ancora da fare un milione di scale, mi sembra un film. Le so! Dai, Money Gang! Baby, ti prego, aspettami. Per te sono in giro ad evitare proiettili. Ho il tuo rimel sulla t-shirt, piangi vittoria secret. Parli di me con le amiche, chissà che cosa dirai. Sai che potrei averne ogni giorno una nuova. Che io vuoi di. Ok. Il beat mi piace. Allora, secondo me questo è un pezzo più da live che da studio. Infatti ha reso molto di più al concerto. La versione studio ovviamente è gasa pizzichino di meno, secondo me. Pure questa la sapevo già, cazzo, l'ho ascoltata quella volta lì e basta, non l'ho riascoltata. Sfera, regà, è inutile che io leggo in chat mid. Cioè, Sfera, cioè, porco due, cioè, quello che deve fare lo fa. Preciso, ma proprio perfetto. Né una cosa in più, né una cosa in meno. È bilanciato ormai, Sfera. Non sovrasta l'artista, cioè, per me è assurdo trovare un equilibrio del genere, comunque. Linea melodica è bellissima, cioè, è proprio molto poppeggiante, anche se si sente che è proprio estremamente rap, slash, trap, come cazzo vi pare. Questa, per me, hit. Può essere una hit, tipo, che si ascoltano tutti, tipo. Forse questa potrebbe essere quella che va prima in classifica, perché c'è Sfera e Basta e Lazza e Sfera e Basta sono una coppiata che in genere vanno sempre primi in classifica. Comunque, 8 più
più. Quella con Gali, regà, c'ho hype, anche perché l'avevamo già sentita. Allora, poi andiamo alla prossima. Oh, per ora voti alti, eh. Cioè, io non sono uno che dà voti altissimi quando succedono queste cosine. Sto felice se l'album mi piace, almeno ho cose da ascoltarmi. Più che altro, ultimamente la musica italiana mi sta annoiando. Fentanyl pure, ti dico che è bella, ma secondo me dopo 2-3 ascolti mi sfacello già le palle. Però, vabbè, speriamo di no. Speriamo di no, ok? Quarta traccia, certe cose. Ma respiro appena hai tu. Questa non la so. Più. Non basterà una vita. Bella. Giorni non dirmi. Troppa di bene, no. Ti prego. L'utopia potrebbe suonare vera, ma poi evito di dirtelo perché rischi. Apri. A stare dritto se ti crolla il mondo addosso. Oh. Certe cose no, non le farò mai più. Sono nel mood. Stai guidando di notte con la pioggia. No. Luci viola al neon. Ryan Gosling. Bella. L'apertura un po' boom bap slash rap, ma non è boom bap. Mi aveva un po' stranito, perché ormai non sono forse più abituato. Ma per il, raga, ritornello, linee melodiche clamorose. Cioè, che cazzo vuoi dire? Pezzo un po' mood, capito? Devi essere nel mood per fillarla. Non è emotion, no, non è anche emotion, è proprio moody, capito? Moody. Per me spacca, per me ci sta, raga. 7.5 più pieno. Ok, dai, facciamo così. Allora, la prossima è una che potrebbe essere rischiosa. Meno 3. Perdere il volo, fit Marrakesh. Ora, Marra. Ti prego Marrakesh, ti prego. Non la buttare nel puzzo, dai, ti prego. Molto Marra sto mood. Stesso, quando ero muto e composto. Che tu dove collocare Jersey Club! Mi chiudi i compartimenti. Sui posti c'ho due passati ostacoli. Non ho più nessuno da rincorrere. Per far sì che qualcuno parli di te. Questo tuo ad un quintale di polvere. Ora è tutto mano a me. Conati, pensando che i primi che si dà, l'ansia di una storia pubblica, so che il tempo ci ricucirà. Wow! Wow! Mi sa che l'ha prodotta solo Drillioner questa. Sì. Raga, vi giuro, cioè, fit Marrakesh, mi aspettavo una cosa tipo, capito, un po' più mezza, non dico emotional, ma comunque vibe, deep, capito? Cioè, invece mi parte la Jersey Club, la batteria Jersey Club. È una scelta sicuramente molto rischiosa. Apprezzo quando rischiano così tanto in un album del genere. Comunque potevi fare un pezzo che andava sicuramente bene con Marrakesh, invece hai azzardato la Jersey Club. Cioè, per me sei, cioè, io ti stringo la mano. In Italia è follia una roba del genere, nessuno lo capisce sto genere più o meno. Allora, il testo è impeccabile, le linee melodiche del ritornello per me è una di quelle canzoni che voi vedi adesso dite non mi piace tanto, però è una che vi entra in testa, più volte la ascoltate più volte vi entra in testa. Mi è piaciuta molto, devo essere sincero, ma io credo che questo è un pezzo che mi salirà dopo. Cioè, per ora al primo ascolto non riesci a capire tutto quanto perché ti confonde, però grandi palle, pezzo con batteria Jersey con Marrakesh, grandi palle, grande scelta. Sai chi può prendere questa, appunto, come vedo nel primo messaggio di Fraso? I fan che non ascoltano Lazza, i fan del rap che non ascoltano Lazza. Chi non conosce Lazza e gli capita per la prima volta questo pezzo, dicono: oh, sai che ti dico? Io, siccome loro hanno rischiato, io mi prendo pure io la merda. Mi prendo l'azzardo pure io. 8.5. Ora abbiamo Ghetto Superstar con Gali, stessa traccia. Con i fari spenti su una supercar. Ciccio Gamer. Sì, lo so, tu lo sai che negli occhi ho l'ago di euro e dollari. Odio tutti quanti sti wannabe. Oh, vai, basta. Questo privé non è un privé. Ogni mio fly senza libri. Con i fari spenti su una supercar. Vive. Sembra un culo nel buio. Colazione da cattolo, a fianco una figa da urlo. Tanto più di Pac-Man, ma non sono ancora sazio. Frega io di loro, è noi io non buono. Ogni giorno è buona. Ridammi la madonnina, poverina, se parlasse. Strana quella barra sulla Madonnina e sul Duomo. Cioè, non mi sembra una barra campata per aria, capito? Mi sembra proprio ben preciso il messaggio, capito? Non lo so, non ci vediamo dove merda dove non ci deve essere. Dai, facciamo finta che è una barra contro il nemico immaginario solita del rapper, dai. Allora, questa, ragazzi, è un banger clamoroso. Produzione magistrale, secondo me. Infatti l'ha fatta sempre Drillioner, Night Phoenix e Kid, ok? Produzione top. E questa è proprio la clubata, cioè, ma neanche una clubata. Questa è proprio la hit trap che serve.
Gali è un fenomeno a fare sta roba, quindi l'ho sempre apprezzato Gali, ha sempre avuto linee melodiche clamorose per l'Italia. Non lo so, mi piace un botto l'attacco del ritornello Gasambot. Qui il livello secondo me un po' si alza, è proprio stilosa sta traccia, proprio rap. Trap fatta bene, capito? Rap, trap fatta bene. 8.5 più più, che si può alzare o abbassare dopo. Cioè, devo un attimo abbassarmi. Se gli do 9 adesso, a quelle dopo, che cazzo gli do? Sicuramente quello che possiamo appurare da queste prime 6 tracce, essendo un terzo dell'album, possiamo fare un piccolo recap. Onestamente, mi sento di dire che per ora il livello dell'album è alto. È sicuramente un prodotto di qualità, di alta qualità. Ok? Traccia 7, male da vendere. O cambia tutto. Cambia tutto, switcha. Scoprirai che quelli come me vivono anche senza desideri. Oh! Un attimo che scendo, io vivo in uno spot. Che produzione, ti prego. Il drop. Ti prego. E tutto va in fuso. Non la droppare male. Fammi il drop mezzo house. So che tutto può succedere. Sì. Ma non so che cosa. Mi rifiuto di pensare che dietro questa produzione non siano le manine di Miles. Niccolò Pucciarmati! Eccolo! Mio fratello! Male da vendere! Young Miles, uno dei producer, secondo me, abbiamo modo di vedere, più sottovalutati della scena attuale italiana. Multi-platinum producer che sta sfornando solo hit. Mi ricordo quando ci siamo visti che è venuto qui a suonare qui. E io gli ho fatto della top 50 e io gli ho detto, però mi dici quante sono tue? Perché a volte non si vede nei cose. Mi ha mostrato quante ne aveva. Ragazzi, era solo sua. Tra disco di Anna e tutto il resto... che producer è, ragazzi? Io ti dico, adoro i pezzi così. Cioè, c'ha proprio un bel sound. 8 più, per i miei gusti, perché adoro questo sound. Verdine e viola, allora. Verdine e viola, 8 da solo, teoricamente. Miles! Io cambio la storia. No! Mi sono scelto una strada fra che in pratica è uscita. Wow. Che mi chiude le ferite con degli occhi da cucito. Se voglio cambio la storia. Indovinate chi l'ha prodotta? Nicolò Pucciarmati. Bro, ma Miles, ma che cazzo si fuma? Pure, cioè, lo conosco, non fuma, cioè non si fa di cose strane. Però che produzione è, ragazzi? Cioè, sta produzione se la dai in mano a Trippie Redd o che cazzo ne so, a Playboi Carti? Ma che cazzo, ma pure che ne so, un Ken Carson, capito? Quelli là, Destroy Lonely, ti fanno la hit tipo da 60 miliardi di ascolti. Cioè, io non ho mai sentito, penso, un pezzo rage italiano uscito così bene. Il beat è rage. È rage fatto bene, che può suonare benissimo all'orecchio di un italiano. È difficilissimo da fare il pezzo rage, ve lo giuro. Eppure originale, cioè, capito? Non sembra Mr. Rage, capito? Non sembra una di quelle. E qui per skills, gli devo dare un voto più alto di tutte le altre, mi dispiace. È riuscito a far suonare la rage in italiano. Cioè, non è una cosa scontata. Non voglio andarci subito hard, però un 9 glielo devo dare. 9! Sì, lo do, pieno. 9 pieno, che può alzarsi pure dopo. Canzone d'odio con Lil Baby. Ti prego, Lil Baby, non fare il compitino del cazzo come fanno gli americani di solito nei fit italiani. Droppaci una bella strofetta, dai. Mi hai svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta. Wow. La chitarrina sotto del beat è perfetta per il mood di Lil Baby e del genere che fa di solito. È letteralmente il primo feat che mi sarebbe venuto in mente, o lui o Gunna. È perfetta la chitarrina sotto. Cioè, per Lil Baby dico che è perfetto. Quindi il featuring secondo me è azzeccato. Vediamo. Su WhatsApp ho lo stesso messaggio da mesi che scrivo. Slime. Ciò che si supera sempre, che per mettere tutti d'accordo piuttosto alla fine recupera niente. Non esiste più noi. Mi hai detto mille no. Pesare. Open wound like a scar, don't keep in my guard up. I'd have been stabbed in my back. Done, but I let you still come back. Getting my songs, I deleted your pictures on my phone. Been embarrassed since I've been on my own. Know you think that I'm coming back, I'm gone. Spero ne ora ne mai. Prima mi mandi in apnea. E poi mi chiedi che... Lil Baby mi ha dato vibes di Drip to Hard. Non il pezzo, è proprio quel periodo lì, Bomba. Madò. Produzione assurda. Però questa è stata fatta, mi sa, più mani. Lazza, Miles e Drillionaire. Ok, quindi Miles, Drillionaire e pure Lazza ci ha messo male. Mi è piaciuto. Cioè, mi è piaciuto pure il feat di Lil Baby. Ci stava perfetto su sto beat. Forse ho capito perché ha scelto Lil Baby. Poteva sembrare una scelta strana, ma in realtà pop. Per ora i featuring pure
scelti proprio bene per le canzoni. Quello di Marra è quello che mi ha sorpreso di più, devo essere sincero. La Jersey Club con Marra non me la sarei mai aspettata. Però bello, mi piace essere sorpreso da un album. In un periodo dove ormai tutti devono droppare l'album per fare i milioni di ascolti per forza, perché se no non sei in hype, prendersi una scelta del genere, tu mi direi vabbè, ma tanto è Marrakesh. E cazzo, comunque la gente, quelli che rompono un po' più le palle, te lo dicono. Mi manca un po' il periodo dove si sperimentavamo un po' di più negli album. Invece ora tendono tutti a fare il compitino per rispettare i canoni di Spotify, delle classifiche e di TikTok, dei pezzi TikTokabili. Canzone d'odio, io gli do 9 meno meno. Dai, facciamo così. Casanova con Arti 5 o Turam della Juve, come volete voi. Facciano di sotto appena usciamo dal club. Senti i bassi di Detroit. Facciano di sotto appena usciamo dal club. Payback, Rolls Royce. Quando sono nello spot passo ancora più forte, oh! Se mi mettono uno stop trofra sei solo sotto tono, non se fisce tormento. Quando 619 sto alle corde da un pezzo. Non la trollarti! Un anno in questo corso mi chiamano rettore. Questo Rolex, 11 diamanti, 12 ore. Talo non rispetto i codici, calibro 12. Mani, mi vogliono fare fuori. Ma non chiedere fatto quando siamo nel back. Goddamn, non può. Ovviamente bravi, buon orecchio, perché la produzione mi sa che è curata anche da Setturs e Kid. Questo l'avevate già riconosciuto dai bassi un po' Detroit che c'erano, i boom, capito? Quelli lì, cioè quelli sono proprio suoi. Arti 5 ormai ha portato questo immaginario in Italia ed è suo. Può essere pure super da club, lo sai. Questo suonato nel club spigne. È aggasato, 8. Forse per abbassare un po' per dopo, 8 meno. Ma andiamo alla prossima. Lo so che siete ipati perché è Fit Gue Pequeño. Vediamo un pochino se ha fatto una grattata o se effettivamente rimasta, va di moda sta cosa di Gue che fa le grattate. Però vabbè, vediamo un attimo. Vediamo là. È strano Fit Gue. Vediamo. 11esima traccia. Però solo un kid come tanti. Conosco la street come un Garmin. Ma sto in una suite fino a tardi. Accompagni. Prenditi. Però tu la vuoi vinta. Forse credi che mi importa se. Bello l'arpeggio. È colpa mia. Se certe volte agli occhi tuoi io sembro un estraneo. Lascialo cucina. G-U-E, ti vorrei. In rewind come Vasco, poi schiaccio il tasto replay. Ti vorrei. Non so se avete avuto la mia stessa sensazione, ma l'inizio mi è sembrato un po' slegato. Mi spiego meglio. La voce e la linea melodica di Lazza mi sembrava troppo slegato dal beat. Cioè mi ero aspettato un inizio, vabbè mi fai l'inizio così tipo synthwave, un po', non dico la The Weeknd, ma comunque synthwave. Mo prendetemi per pazzo, ma ci avrei visto meglio in questo feat uno tra, mo ridete perché mi dite ma che cazzo dici, uno tra Arcomi e Irama. Uno tra i due ce l'avrei visto bene al posto di questo pezzo. Cioè rispetto alle altre non mi ha entusiasmato. Eppure mi piace il genere. Comunque la synthwave, capito, mi piace. E un ci sta per me. 7. Perché comunque è fatta bene. Hot! Questa mi sa che la conosciamo. Non c'è un nome più hot. Nella mia synth. Se non ti feed, cerca nei blog. I miei ti chiedono un selfie ma per levarti. Parli tu in testa e le pietre sì, però purtroppo fra non sei l'illusi. Non c'è un nome più hot. Nella mia sigla. Prima crescere e presto riprova. Chiedi un fra vende ancora la neve. Esisteva già il frasco di zona. Non c'è un nome più hot. Mia cazzo, non potevi fare uno gridato alla Travis Scott. Pezzo di merda. Ma cazzo, ma l'ultimo ritornello, ma fammelo tutto distorto urlato. Ma che cazzo, Lazza. Uno, te ne ho chiesto uno solo. Pezzo di merda. Vabbè, molto figa. Vabbè, questa la conoscevamo già. Non c'entra un cazzo con Otto di Gunna, regà. Cioè, solo perché hanno le trombette. Cioè, cosa c'entra? È proprio un'altra roba. Non è neanche Industry Baby di Lil Nas. Non c'entra un cazzo. Non gli posso dare meno di forse. Per ora un 7.5, sì. Secondo me forse un 7.5 ci può stare, è la più equilibrata. Ma passiamo a un altro hit importantino, che mi sa che è l'ultimo tra tutti. Mezze verità con Kid Yugi. Woo! Guitar! Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Oddio, Kid Yugi è perfetto qui. Sopra un poco confidenziale, autoreferenziale, corsia preferenziale, autopresidenziale. Fai del bene dimentica, fai del male ricordalo. E saranno la vostra furosa che non ti dirò. Passerò una stagione all'inferno come Rainbow. Quando mi ho sprint in un mondo un po' così, un po' nazista, un po' naif. Ogni tradimento si ripete in loop come una GIF. Perché pianti senza averti qui ma non tornare mai, mi va bene così. Ti scordo, stavo con tanti secondi sul mio primo Rolex. Che le peggiori distanze le misuriamo in ore. Se muoio mi amano. Bella. Se sopravvivono. Mi sa che lo dico. Mi prendo le responsabilità di quello che sto per dire. Ed è difficile perché comunque stiamo parlando di a livello puramente tecnico. Lo dico. Mi prendo le responsabilità. Kid Yugi è il miglior featuring di quest'album.
a mani basse. A livello tecnico, raga, io mi auguro che a Kid Yugi non venga la pessima idea di farla live. Ripeto, spero che non la voglia fare live Kid Yugi perché perde l'ossigeno. Ma gli do 8 e mezzo. 8 e mezzo ci sta. Safari, 14. Baby, sei calda quasi come un safari. Se mi tieni le mani, svegli il diavolo in me. Lasciami fare, ne farò più di qualche migliaio. Le parole che ho detto a mia madre quando ho mollato scuola da sbarbo. Venduto gli stessi biglietti di questi, sì, però io all'estero. So che sei troppo è l'evento dell'anno. Come Germo da Garcia, sono ancora per strada. Vai. Per il terreno è stato. Se chiedi alla mia banda, diffusi orari. Mentre pieghiamo soldi come origami. Vi lancio una challenge a quelli che hanno scritto questo pezzo, è una merda. Ok, domani vi do un compito. Domani voi venite qui in live e mi linkate su Discord un pezzo con un ritornello che ha linee melodiche forti quanto questo ritornello, ok? Oppure superiori, e vi stringo la mano e vi dico: hai ragione tu, questo pezzo è una merda, sei il migliore. Ragazzi, oggettivamente, cioè, cosa gli volete dire un pezzo del genere? Cioè è un pezzo che ci deve stare in questo album. E mi ha ricordato molto il vibe tipo delle hit che uscivano tipo nel 2015-16. Non so se anche voi ci avete avuto questa idea. Tipo il beat mi non è un c'entro un cazzo, ovviamente. I Gem & Mad vecchi, capito? Mi dava quelle vibe, quelli dei primi dischi in major. Non so se anche a voi. Ovviamente non c'entra un cazzo la linea melodica, cioè è un'altra cosa. Però bomba. Cioè a me è piaciuto. 7++. È che, ragazzi, se una è più bella dell'altra non vuol dire che questa è una merda. Semplicemente quella è troppo sbroccata, capito? Poi, 15, giorno da cani. Questa forse l'ha pure spoilerata. Ora fa: vorrei sapere se... Vorrei sapere se ti chiedi come ci si sente. Vedi, mi balla l'occhio quando qualcosa non quadra. Ma l'occasione, l'uomo è ladro, la donna puttana. Era solo un pomeriggio di un giorno da cani. Come quel film che riguarderemo domani. Sentivo freddo dentro un parco mimetico. Non avevo neanche una carta di credito. Wow. Prima che mi lasciassero da solo come un tossico, nel mentre mi dicessero: devi aiutare il prossimo. Ora che guardo l'alba da 40 piani, ripenso a me che avevo nulla tra le mani. Sì, concordo che nella strofa ricordo un po' tipo qualche pezzetto stile Salmo. Il ritornello, ragazzi, credo che sia chiarissima l'influenza, ovviamente in tenera età, dei Club Dogo. Mi è piaciuta. Sicuramente pure questo, secondo me, è un pezzo che ci deve stare se sei Lazza in un album, quindi ottima scelta. Ricordi un po' un attimo a tutti che comunque sei anche rappà. Invece di fare, capito, che ultimamente Lazza è andato, sai, a Sanremo, cose, quindi... Per gusto mio, 7. Senza infamia, senza lode. Buio davanti. In questa non le abbiamo sentite più. Mi hai fatto un buco addosso con la tua ultima frase. Bello. Sul sono sicuro che capirai, perché abbiamo passato tutta la vita ad odiarci. Bella. Penso amore fa sali scendi come sopra la giostra di un Luna Park. Sono il tipo che conta qualche milione, poi finisce che muore sopra una porta. Fammi sapere con chi sei stasera, perché non lo perdonerai. Ma una commercialetta, ma è un pezzo di plastica. Ma ragazzi, ma quando leggete Takagi e Ketra nella produzione, ma che cazzo vi aspettate? La bomba rap underground, porco dio. È ovvio che è un pezzo da radio. Commerciale, pezzo di plastica. Ma grazie al cazzo. Se lo fai produrre a Takagi e Ketra, vuol dire che vuoi fare un pezzo bello da radio orecchiabile. E questo funziona. Secondo me è bomba. Strutturato molto simile a Sirio come album. Cioè, oddio, il pezzo rap dopo la commercialata con Takagi e Ketra. Commercialata è bruttissimo da dire, ma secondo me non troppo, cioè solo sta parte magari può trovare delle similitudini, ma... Però mi piace, questo è un pezzo che se ti passa in radio dici: ah, mio fratello Lazza ormai ce l'ha fatta. Mi è piaciuta più di quella di prima, ti direi un 7 e mezzo a sto punto. Sì, 100 messaggi, ragazzi, io non vorrei risultare cattivo, spero che Lazza capisca che io sono un suo fan del 2012 e guarderà mai questa roba, ma non credo. Tra l'altro ci sono anche dei commenti miei su K2 mixtape sotto su YouTube, ancora ve li potete riprendere. Però 100 messaggi, Lazzo, devo essere sincero con te, l'ho sentita troppe volte. Le mie palle tenderebbero a finire sotto le mie piante dei piedi. Cioè, ti voglio bene, ma l'ho sentita troppe. È una di quelle che ormai odio per quanto l'ho sentita. Quindi andiamo a Dolce Vita diretta. Anzi, facciamo così: cosa di che mi conosci? 10 Dolce Vita, 18 Low Kid. La Dolce Vita è come quel film della tipa dentro alla fontana di Trevi. Anche qua per un pugno di dollari finirà che anche il tuo sangue ti mollerà fra, come ha fatto la madre di Boston George. La dolce vita mi sembra un po' meno amaro ora che sto contando un milione. Sono soltanto il prodotto di questi anni tristi, ma poi stanno seduti se parlo. Per me fra sei durato fin troppo, quasi peggio del trono di spade. Per...
anche se in radio due tracce pop sono pieno di barre da fare schifo e grido la dolce vita, ho avuto ragione, la dolce vita. Wow, come outro è oggettivamente perfetta. I 15 piani, grazie al caso, ragazzi. Ok, cioè, è una linea melodica comunque. Cioè, secondo me il pezzo è nato addirittura in concomitanza ai 15 piani, capito? Che cazzo me ne frega, cioè, nessuno si copia. Comunque la produzione è colossal quasi. Cioè, non so se avete sentito sotto la strumentale quanto è complessa sotto. Qui do un 8.5/9-. Dai, facciamo così. Perché poi la voglio risentire, ovviamente. Devo dare un voto a tutto l'album. Per me l'album... Raga, penso che il pezzo più basso che abbiamo votato era 7. Voto album 8.5. È comunque un super prodotto, cioè non si può dire di no. Più che altro vorrei capire il concept di locura. Cosa intendi? L'album si chiama Locura, che significa pazzia in spagnolo, perché rappresenta una sorta di follia creativa. È un'esplorazione della mia mente, dei miei pensieri più profondi e delle mie sperimentazioni artistiche più audaci. È un viaggio in un mio viaggio nella mia mente più oscura, dove lascio libero spazio alla mia immaginazione e alla mia creatività. Spero che i fan apprezzeranno questo nuovo percorso sonoro. Ok, qual è il tuo pezzo preferito dell'album? Bro, scegliere una canzone preferita dall'album è difficile perché le amo tutte. Ma se dovessi sceglierne una, direi che la mia preferita è Out of Mind. È una canzone con un ritmo coinvolgente e delle melodie incredibili. Mi fa sentire potente e libero quando la ascolto. Ma non c'è nessun pezzo con quel nome nel tuo album. Hai ragione, bro, mi sono confuso. Mi sono dimenticato che la canzone si intitola Out of My Mind. Scusa, ho fatto un po' di confusione. Grazie per aver notato lo sbaglio. Per molti potrà risultare ripetitivo, cose così. È semplicemente lo stile di Laz, secondo me, che lo contraddistingue. Ci sta, in realtà è un buonissimo album. Io approvo. Ovviamente, ragazzi, dal primo ascolto, ma che cazzo vogliamo capire? Cioè, bisogna ascoltarlo più volte, secondo me, l'album. Cioè, se no non ha senso. Lascia like e lascia un commento. Se no ti arriva un destro sotto il mento. Reactions e game.